mi sembra proprio i primi di febbraio, stavo lì a Brescia, ho fatto i primi 6 mesi là e niente, sapevo che ci stava qualche interessamento di qualche squadra che mi voleva prendere, però comunque il mio procuratore l'avevo sentito la sera, il giorno stesso, e mi ha detto che ero libero comunque di poter andare, non dovevo stare sull'attenti, diciamo, per andare a firmare qualcosa, perché se la sarebbero vista loro tranquillamente. Allora io sono andato al cinema con i miei compagni, tra cui c'era pure Antonio Caracciola, che giocavamo insieme. E allora, niente, mentre guardavamo questo film, mi arriva una chiamata con un numero che non avevo salvato. Io lo guardo, però al cinema, sai, non si può rispondere, quindi faccio, vabbè, non so chi sia. 2 o 3 volte così, sempre non rispondo. A un certo punto mi chiama il team manager, allora lì capisco che magari c'era qualcosa, mi alzo, rispondo. E mi fa, Luca, corri, devi andare in sede a firmare perché hanno quasi chiuso con il Sassuolo, devi andare a firmare che sennò non c'è tempo. Allora io lo dico a un altro mio amico, eravamo io, Caracciolo, Somma, ero in macchina con Somma, gli faccio, oh Michi, mi accompagnami in sede che devo firmare, ci devo sbrigare perché sennò non facciamo in tempo, dai, dai, dai. E alla fine abbiamo fatto in tempo, tutto a posto. Più tranquillo. Sì. Non c'era il cinema, non stavo al cinema perché erano chiusi. No, niente, sapevo dell'interessamento. Vabbè, quest'estate il mercato è stato un po' più corto, più strano, perché c'era meno tempo, però ho fatto questi sei mesi a Lentella e diciamo erano andati abbastanza bene, e quindi pensavo ci potesse essere pure magari un'altra possibilità di giocarmela in Serie A, però non c'è stata una società, diciamo, che mi voleva puntare su di me. Allora sapevo di questo interessamento importante del Pisa, ho parlato con Giovanni, che ho parlato anche con mio padre per fargli capire quanto mi volevano, e ho pensato qualche giorno così tra le varie opzioni che avevo anche in Serie B. Poi ho capito che qua poteva essere la piazza giusta per me per poter fare un campionato importante, per rimettermi in gioco, e sono contento della scelta che ho fatto e anche della fiducia che ho avuto da parte del mister, di Giovanni, di tutto l'ambiente, diciamo. Sicuramente il fatto di ritornare a sentirmi importante in una squadra, diciamo, perché a Brescia l'era stato, ho fatto tutto l'anno da protagonista, in Serie A non ho avuto, sia per dei meriti miei che magari anche per la diciamo, maggiore concorrenza, non lo so, non ho mai avuto la fiducia che ho avuto quest'anno. Magari se l'avessi avuta sarebbe stata diversa, ma sicuramente ci ho messo dei meriti miei, e quindi proprio il fatto di riacquistare questa fiducia, nel sentire importante, aver continuità settimana dopo settimana, che penso per me, ma per qualsiasi giocatore, è molto importante per cercare di rendere al meglio, e quindi penso sia questo il fattore determinante. Giri dappertutto, ma poi quando torni a Roma ti accorgi che veramente, anzi forse quando vai via e ritorni ti accorgi ancora di più di quanto sia bella e di quanto sia unica, perché dovunque vai, fai una passeggiata, cambi strada, dici ammazza, qua non c'è mai stato, ma quanto è bello, incredibile. E invece in altre città magari ti può capitare 2 o 3 posti così belli, invece Roma è tutta bellissima. E poi è casa mia, c'è la famiglia, gli affetti, quindi è una cosa speciale per me. E la Roma è un'esperienza bella, perché lì comunque c'è sempre, ti alleni a Trigoria, quindi sei sempre a contatto bene o male con la prima squadra, li vedi ogni tanto che si allenano, e te cresci là, e c'è sempre il sogno di poterti un giorno allenare là e diventare un giocatore della Roma. De Rossi, perché stesso ruolo, anche per... Ho avuto la fortuna di allenarmi con loro, con lui soprattutto, e ho apprezzato anche le qualità come uomo, come spessore umano, tanto carisma, e veramente una grande persona. Lasciamo stare questi 2 anni un po' particolari per via del Covid, ma penso che l'atmosfera che ci stava in Premier League, in Inghilterra, non si ritrova da nessuna parte, quindi quella è una cosa che mi ha sempre affascinato, e forse come esperienza da vedere è la più bella, quella che racchiude di più la passione per il calcio. Ce ne ho 2 in realtà, sia il Liverpool, perché comunque il mio giocatore preferito è Gerrard, e poi Anfield è una cosa pazzesca, e poi anche il Chelsea mi è sempre piaciuto tanto, quando c'era pure Lampard, un altro centrocampista sempre seguito. E anche la Serie A comunque mi piace tanto da vedere, e la competizione più bella è sicuramente la Champions League, perché lì quando arrivano a un certo livello, quarti di finale, semifinale, riesci a vedere delle partite di livello assoluto, che penso che sia l'espressione migliore del gioco. Grazie a tutti i tifosi e alla città di Pisa, anche se non siete stati presenti qui allo stadio,
ti abbiamo sentito comunque calorosi e sempre pronti a sostenerci sia nei momenti belli che in quelli difficili. Per rimanere aggiornati su tutte le novità del Pisa Sporting Club e per guardare i nostri contenuti in esclusiva, iscrivetevi al canale.